Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Mario Dedo. Oggi siamo su Fortnite, capitolo 5, stagione 3 in arrivo. Siamo pronti subito per provarla. Abbiamo lasciato da poco la stagione precedente, Miti e Mortali, e adesso siamo nella stagione Demolizione. Iniziamo subito con la prima partita. In questo video vi mostrerò dove trovare i boss e le novità principali di questa stagione. I posti dei boss sono spiaggia, nitrodromo e pozzo. Ma come vedete in questa partita a pozzo non c'è il boss, in quanto è in giro e si trova a gran ghiacciaio. Infatti è possibile trovarli in posti fissi, quelli che vi ho detto prima, oppure li potete trovare in giro con i loro veicoli. Partiamo dal primo a spiaggia. Ogni boss naturalmente alla loro morte vi darà delle ricompense, a parte le armi, il medaglione e la possibilità di prendere il loro veicolo, un veicolo particolare che naturalmente vedremo tra poco. Allora, mi serve giusto qualche arma. Un'altra novità di questa stagione sono i guanti, che è possibile colpire con pugni ripetuti il vostro avversario. Ok, primo boss andato, ci dà un po' fastidio, è abbastanza fastidio. Ok, arrivano altri. Allora, il primo boss, medaglione, arma mitica e guanti mitici. Allora prendiamo un po' di scudo e ce ne andiamo da questa zona. Anzi, prima di andare via vi farò vedere che con il medaglione è possibile prendere anche il veicolo di questo boss. Veicoli particolari, come già vi ho detto all'inizio, una stagione dedicata proprio ai veicoli. Ok, adesso andiamo al secondo boss. Nitrodromo. Questi veicoli, oltre ad avere una resistenza esagerata, hanno anche naturalmente la possibilità di colpire avversari o oggetti, e addirittura lato passeggero è possibile anche sparare. Possibile farlo anche con i veicoli normali, ma normalmente vanno modificati. Dopo vedremo anche come modificarli. Allora, andiamo dal secondo boss. Carichiamo un attimo le armi. Allora, il suo veicolo è qui, ragazzi. Ma per aprirlo ci serve il medaglione giusto. Andiamo a vedere lui dove è situato. Eccolo, finalmente il secondo boss, ragazzi, lo affrontiamo. Ma pure in tempesta, cavolo. Ok, ragazzi, anche secondo boss andato. Come vedete, secondo medaglione. Sempre l'arma sua mitica. Andiamo anche a vedere il suo veicolo. Come dicevo, qui serve il suo medaglione specifico. E adesso andiamo a vedere l'ultimo boss, che come vi dicevo in questa partita è in movimento. Eccolo qui, ragazzi, dietro anche il boost della guerra. E questo è l'ultimo boss, che come dicevo in questa partita è il movimento. Abbiamo già buttato giù dal ponte.
aspettiamolo che esce per affrontarlo. Eccolo! Arrivo a mettere anche le torrette, vedete? Ci siamo quasi. Ultimo medaglione. E come arma mitica ci darà un fucile d'assalto. Questo è il bus che potete naturalmente guidare. Potete atterrare nemici, attenzione. Sono veramente fortissimi questi veicoli. Allora andiamo a prendere però quello là del boss e poi vi farò vedere come modificare invece i veicoli normali. Allora andiamo alla ricerca di un veicolo normale. Rispetto alla stagione precedente naturalmente hanno tolto le armi miti e mortali. I bunker ci sono ancora. Allora eccolo qua, un veicolo classico. Lo prendiamo e adesso vi farò vedere come modificarlo. Allora vedete qui, in questi punti ci sono dei bauli e ognuno di questi può avere una caratteristica. In questo caso sono pneumatici da fuoristrada, basta naturalmente andarci sopra e come vedete i nostri pneumatici sono stati modificati. Qui invece c'è la chiave, penso, per la riparazione del veicolo. In questo caso era già riparato. Proseguiamo un pochettino il nostro cammino. Qui c'è un altro baule. Ah, c'è la torretta lì, ok. Quindi possiamo mettere la torretta sopra per poter sparare. Naturalmente giocando in due, uno guida e l'altro può sparare. Quest'altra modifica, come vedete avanti. Poi beh, ci sono queste zone dove si aumenta la velocità. Diciamo una stagione tutta da correre, ragazzi. Ho notato anche la mancanza purtroppo di alcune armi che a me piacevano tanto, ma naturalmente dobbiamo abituarci a questa stagione. Hanno aggiunto anche la Nuka-Cola, che è un oggetto naturalmente per le cure. L'isola c'è sempre. Ok ragazzi, le novità principali di questa stagione le abbiamo viste. Abbiamo visto i boss, i loro veicoli. Quindi io per il momento vi saluto con questo video. Vi ricordo like e iscrizione al canale per essere aggiornati con tutte le novità. Vi saluto ragazzi, ciao!